Buongiorno a tutti! Oggi video top flop. Sono tantissimi prodotti, quindi inizio subito. Come al solito faccio un po' di top, un po' di flop, un po' mix. Il primo prodotto top è il nuovo fondotinta Skin Tone di Kiko, che ha questo pack, questo così, con filtro protettivo 15 ed è un fondotinta molto fluido e luminoso. La colorazione che ho io è la Neutral 40 e la scadenza dall'apertura sono 6 mesi. Allora, mi sono trovata benissimo perché è un fondotinta ultra leggero, non mi ha fatto sbucare per fuori. Al di là della vicenda che se mi seguite sapete che mi si è seccata la pelle in un periodo di cambio di stagione, associata a una cura dermatologica per l'acne, quindi un macello. E comunque sia, l'ho comunque utilizzato parecchie volte, almeno 5-6 volte. Lo vedete anche in action in un Get Ready With Me. Ed è veramente molto bello, leggero, luminoso e stratificabile. Un altro prodotto top che mi avete visto utilizzare sempre recentemente è quest'acqua di Caudalie. Anche questa l'ho utilizzata 4-5 volte. Ed è un'acqua lisciante dove il primo ingrediente è l'uva. Come molti prodotti della Caudalie, la loro filosofia è appunto utilizzare acqua d'uva ed è ispirato all'elisir di giovinezza della regina Elisabella di Ungheria. Questo trattamento distende i tratti, restringe i pori e regala all'incarnato un'immediata luminosità. Applicazione: agitare prima dell'uso, evitare gli occhi, nebulizzare sul viso prima della vostra crema in qualsiasi momento della giornata per rinfrescarsi e fissare il trucco. Io l'ho utilizzato molto molto spesso come fissante. A differenza del Fix Plus o di altri fissanti, non ho ottenuto un effetto lucido, perché molto spesso i fissanti danno questo effetto comunque lucido, quindi sono un controsenso. Invece con questo mi sono trovata bene. Un prodotto top per durata, per consistenza, ma non per tipologia, perché non amo questa tipologia di prodotto, sono questi duo di Kiko. Ho visto pareri molto combattute, cioè chi ne parla bene e chi ne parla male. A me vedete utilizzare spesso questo qui, che è un colore neutrale ed è il numero 102, ma ho utilizzato ben 2 volte il 123. Vi ho fatto una piccola review molto veloce su Facebook. Allora, mi piacciono per la durata, perché hanno una durata pazzesca. Questo qui, ovviamente, essendo una colorazione molto scura, c'è bisogno di fare più attenzione, quindi l'applicazione è un po' pesantuccia, però una volta che l'applicate bene, che almeno per quanto mi riguarda, passo con l'applicatore, se lo ripasso sopra, a me non si toglie, non si rimuove, cosa che a qualcuno è successa. Li strucco facilmente senza andare a seccare le labbra con lo struccante bifasico, cioè basta tutto lo struccante bifasico strucca, quindi il mascara waterproof, i rossetti quasi indelebili come questi. Da un lato mi piacciono, dall'altro lato non mi piacciono, perché comunque esigono del gloss, perché comunque le labbra da soli comunque restano appiccicose, quindi il gloss è necessario. Ed io non sono un'amante dei gloss, non sono un'amante dei gloss perché ho il labbro asimmetrico e preferisco gli opachi, altrimenti mettono in evidenza il mio piccolo difetto. Un altro flop, ahimè, è questo mascara, stavo dicendo. È questo smalto qui della Model's Own. Mi sono lasciata tentare da questo colore pazzesco. L'ho comprato da OVS ed è una marca inglese che ho visto online tante di quelle volte. C'è l'applicatore anche a forma di C, quindi veramente semplice l'applicazione. Purtroppo sulle mie unghie non dura molto, quindi con tutto il top coat, la base coat, comunque ha una durata veramente bassa. Già che mi trovo parlando di prima di struccanti, promuovo a pieni voti l'acqua micellare dell'acqua di rose. Io utilizzo ormai da anni l'acqua di rosa, il tonico, mi piace da morire, è il tonico per eccellenza, molto delicato, costa pochissimo ed è il tonico della nonna, insomma. Quindi sono stata tentata ad acquistare questo. Ovviamente, come ogni acqua detergente, acqua micellare, non strucca ciò che è waterproof, ciò che è resistente a tutto, quindi i rossetti di cui parlavamo prima. Il rossetto che indosso è un... Il rossetto che indosso è un nuovo rossetto di una linea che mi ha inviato recentemente, da circa un mesetto, diversi prodotti che ho testato nell'arco di questo mese e con i quali mi sono trovata praticamente bene con tutti. È una linea che si chiama Defa Cosmetics, che ha lanciato dei rossetti matte
a lunga tenuta ed è una linea verde, cioè è una linea bio, quindi la cosa non ha fatto altro che entusiasmarmi, perché comunque io penso che creare una linea bio con delle performance non bio, diciamo, sia una delle cose più difficili in assoluto in campo chimico. Niente, sono sempre curiosa di provare queste linee. Mi ha inviato 4 dei loro rossetti e quelli che mi sono piaciuti di più sono quello naturale che si chiama Utopia e questo qui che è questo colore vinaccia molto scuro. Allora, diciamo che alcuni sembrano meno matte, tipo Utopia, ha un finish sempre un po' più cremosino rispetto a questo qui che ho indosso. Ma in linea generale non sono rossetti totalmente matte, sapete quelli che si impiastrucciano che non riuscite più a muovere la bocca, tipo tinte. Quindi sono matte ma confortevoli, quindi per questo mi piacciono. Quando magari d'inverno avete le labbra un po' più secche, è meglio utilizzare questa tipologia qui che resta confortevole sulle labbra. Ok, inserisco tra i top come tipologia, ma flop per praticità, si può fare così, i nuovi pot di Nabla, questi qui, il Brow Pot. Io ho già quello di Anastasia e Beverly Hills, c'ho uno di La Masca. Diciamo che come tipologia di pot io già li conosco e li utilizzo esclusivamente per quando non mi ritrovo clienti che hanno poche sopracciglia e quindi c'è bisogno di andare a ricostruire man mano il pelo. Io trovo che questa tipologia di eyeliner, che sono comunque a lunghissimissima tenuta, siano il top. Però se fate la mano con le matite iper sottili, come queste qui, io utilizzo sempre queste di Nabla o quelle di Anastasia Beverly Hills. Se mi seguite ho fatto una recensione anche su queste specifica. Comunque sia, se fate la mano con queste difficilmente tornate ai pot, quindi perché raggiungiamo una performance totalmente differente. Ciò non toglie che se avete pochissime sopracciglia, una base, diciamo una struttura del sopracciglio fatta col pot e poi la creazione del pelo fatta con la matita è l'ideale. Un prodotto top che mi stavo dimenticando è questo qui, vedete che l'ho quasi terminato, ed è il nuovo siero X-Age contorno occhi di Bioniche. Questa linea qui fa anche le creme viso, fa la crema giorno, la crema notte, il siero e poi fa anche in base alla fascia d'età. Io adoro questo qui ed è nuovo, c'è l'applicatore, anche se io amo applicarlo però con l'anulare perché si stende meglio, si fonde meglio. Mi piace proprio la sensazione di quando massaggio il contorno occhi, quindi lo utilizzo con questo. Questo effetto tensore immediato. Un'altra cosa che mi piace di questo contorno occhi è che si asciuga rapidamente, permettendomi poi lo step successivo, quello di applicare il correttore. Ritornando alla Defa Cosmetics, mi sono innamorata di un ombretto, cioè tutte e tre che mi hanno mandato sono tutte e tre belli, però questo qui che cos'è? Cioè è stupendo. È l'ombretto Temple Bar che è rosso, cioè è un rosso, mi piace molto come sfumatura nella piega, ma proprio tanto, perché comunque riscalda tanto e fa risaltare molto il mio colore d'occhi. Gli altri due colori che mi hanno mandato sono il viola, che pure l'avete visto in action, che è Berlin Culling, e Tobacco, che è un marrone opaco, molto molto bello per uno smoky intenso marrone, veramente molto bello. Finendo Defa Cosmetics, perché a questo punto devo assolutamente parlarvi di questo, è il Fard 03, è bellissimo. Ogni volta che l'ho utilizzato nelle foto del trucco del giorno che posto abitualmente su Instagram, sui social, e poi sotto vi scrivo quello che ho utilizzato, ogni volta che lo utilizzo mi fate tutti quanti i complimenti, quindi mi sta bene e mi piace tanto perché ha una durata veramente molto alta ed è modulabile, cioè nel senso più ne mettete più si vede. Penso che entrerà nei top del 2016. Adesso parliamo di smalti Kiko, perché la Kiko mi ha mandato questi smalti qui che sono vendibili in confezioni da duo, okay, tip top coat e questa tipologia di smalto che è il Perfect Gel, e questa tipologia qui mi dura tantissimo sulle unghie, ma in linea generale quello che mi dura di più è il numero 11, che è questo colore vinaccia scuro, mi dura veramente tanto rispetto al 12 che mi dura poco poco meno, però stiamo parlando sempre di una settimana circa e quindi comunque per essere uno smalto normale la durata è eccezionale. Quelli che però non mi sono trovata benissimo perché hanno una durata un po' più breve, cioè parliamo comunque di 5 giorni va, sono gli smalti smart. Ok, io ho ricevuto questi colori qui
che sono tantissimi, li ho provati tutti. Adesso sulle unghie ho il 020, che è questo qui, che ha questi riflessi doratini. Sono tutti molto belli, cioè la coprenza ha una passata, già lo ottieni totale. L'unica cosa, appunto, durano di meno rispetto a quegli altri, con tutto il top coat, ma la cosa positiva è che si asciugano rapidamente. Un altro top è questa spugnetta. Direte voi, ma cos'è questa spugnetta? È la spugnetta nuova di Real Technique che ho acquistato da OVS, perché recentemente Real Technique sta spopolando da OVS, quindi l'ho vista, aveva una forma particolare, io ho anche quell'arancione e ho deciso di acquistarla. Mi piace tanto perché c'è la parte superiore più piccola che mi permette di andare a sfumare bene il correttore e la parte più grande sempre piatta che mi permette di sfumare tutto il fondotinta. La preferisco alla classica proprio perché ha questa forma ergonomica e quando la bagnate diventa il doppio. Un altro flop, ahimè, è questo mascara qui, sempre di Kiko, che è l'Amsurable Length Mascara, scusate la mia pronuncia. Vabbè, comunque questo qui, vedete com'è, me l'hanno inviato per Halloween e avevo le mie speranze in questo mascara perché io adoro il mascara stacked volume. Questo sarà il terzo che ho acquistato, questo è veramente uno dei miei mascara preferiti e mi è piaciuto tanto anche quello della collezione limitata Neo Noir, quindi ero convinta che questo mascara fosse il top. E purtroppo, se volete un effetto allungante che separa le ciglia, va abbastanza bene, anche se ho notato che nell'arco della mattinata è come se se ne... non lo so, come se non avessi più il mascara dopo mezza giornata, è come se sulle punte andasse via, oppure come se io non riuscissi bene a metterlo fino alle punte. Non so se questa cosa succede anche voi con questo mascara, ma se avete una soluzione anche per utilizzarlo, magari fatemelo sapere con un commentino qui sotto. Ahimè, un altro floppissimo è stato questo shampoo dell'Ultra Dolce, lo shampoo all'argilla dolce e cedro, che per capelli tendenti a ingrassarsi assorbe e purifica morbidezza e leggerezza. Promette il mondo. Io l'ho comprato tutta gasata, ho fatto i primi shampoo, ero ancora più gasata perché veramente crea volume, i capelli non si sporcano come si sporcano normalmente, però purtroppo mi ha fatto uscire la forfora, quindi un disastro. Una forfora anche severa, nel senso che era tutta attaccata alla cute, una desquamazione cutanea, quindi ci sono rimasta un po' male perché inizialmente mi dava piene soddisfazioni e poi successivamente ho dovuto cambiare immediatamente shampoo e utilizzare uno per la forfora. Un prodotto ogni è questi correttori qui di Neve Cosmetics, che sono in nascondino, sono rinati, praticamente prima li facevano in cialda, adesso li fanno in stick, e da un lato avete l'applicatore più doppio e dall'altro lato più sottile. Cosa cambia? Il più doppio ha una cera un po' più morbida per il contorno occhi, quello più sottile è un po' più dura per i brufoletti e le imperfezioni sul viso. Seccano un pochino il contorno occhi, come tutti gli stick fondamentalmente. Assomigliano, se voi avete già la contour mania, a quella consistenza lì, quindi è sfumabile, sono abbastanza coprenti, però se avete il contorno occhi eccessivamente secco non ve li consiglio. Se invece avete un contorno occhi tipo il mio, fortunatamente non ce l'ho secco secco, vanno più che bene, anche perché sono molto pratici. Sempre di Neve devo promuovere assolutamente questi pennelli qui, che sono i crystal della nuova collezione, questa di Natale. Mi hanno mandati 4, quelli che preferisco sono questi due. Questo tondo lo amo particolarmente perché ha una forma che è perfettamente idonea per applicare sia il fondotinta ma anche e soprattutto il fard e fare un leggero contouring. Poi c'è quest'altro che è piatto, che ha questa consistenza piatta, vi ho fatto vedere in un Get Ready With Me che lo utilizzo per incipriarmi, quindi fronte e fissa bene bene essendo piatto, ma anche usandolo con questa parte qui angolata per il contouring, e si sfuma poi benissimo. Quindi questi due sono i miei preferiti e veramente ve li straconsiglio, soprattutto questo tondo. Questo qui, che è assolutamente un top perché è uno scrub della Biofficina Toscana,
almeno grano, che ha dei granuli non troppo spessiti ma nemmeno troppo leggeri. Lo utilizzo principalmente per il décolleté e per la schiena perché è molto molto idratante. Quindi praticamente c'ha questi granuli bio di melograno che lasciano comunque la pelle bella morbida e idratata. Quindi questo qui veramente mi piace tantissimo e lo ricomprerei. Ultimo prodotto che non è né flop né top è questa palettina qui di Kiko, che è quella delle correzioni epiteliari, insomma. Perché allora promuovo questo illuminante. Questa palettina, dimenticavo, la facevano già prima. Come consistenza io quella di prima non la conosco, non l'ho mai provata, quindi non saprei farvi il confronto. Però questo illuminante qui è pazzesco come base per un altro illuminante o anche da solo. E poi mi piace molto questo colore qui, che è il corallo. Lo utilizzo molto spesso sia per il correttore, cioè per il contorno occhi, perché è comunque morbido, e anche per i brufoletti, quindi ha una consistenza morbida, né troppo secca né troppo cremosa. Quelli che ammetto non ho utilizzato sono il verde e il viola, perché il verde è per i rossori e il viola è per gli incarnati giallastri, che io effettivamente non utilizzo molto perché non mi piace molto la teoria dei colori. Preferisco comunque andare direttamente con dei correttori molto coprenti, camouflage, o dei fondotinta camouflage, perché comunque effettivamente ci si perde un po' troppo tempo quando poi già con il fondotinta, se ha molto pigmento, si copre tutto. E niente, io ho parlato un'ora tipo, e io spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Vi lascio ai vostri acquisti, fatemi sapere se anche voi avete provato qualcosa del genere, e fatemelo sapere in un commentino che cosa vorreste che io provi per il mese prossimo. Magari se riesco faccio un po' di shopping. E niente, ci vediamo al prossimo video.